Nei video passati abbiamo parlato della nascita di Internet, IRC e del World Wide Web. Questo sarebbe dovuto essere l'ultimo video che parla della storia di Internet, ma come vi dicevo in questo video, ho deciso di aggiungere un altro capitoletto che parlerà di email, ma come avete già detto dal titolo, oggi parleremo della nascita dei social network. State guardando questo video significa che siete in uno dei più grandi social network, ovvero YouTube. Oggi vogliamo capire come sono nati i social network, da quanto tempo esistono, come erano quelli di un tempo, lo scopriremo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi parliamo della storia dei social network. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri video che porto. Non solo dei video che parlano della storia di internet, ma in generale della storia dei computer, dell'informatica e anche gli altri format come FK Under the Hood e il mio vlog. I social network hanno un ruolo fondamentale nella nostra vita e infatti hanno modificato il nostro stile di vita a partire dal XXI secolo. È difficile stabilire quando siano nati i social network, infatti non è facile stabilire un giorno e una data specifica in cui il primo social network è nato. Tuttavia, i primi servizi in tal senso sono iniziati a spuntare fuori all'inizio degli anni 90, ma sistemi che offrivano sistemi proto social network esistevano già da prima. E come al solito dobbiamo fare un balzo indietro negli anni 70, quando internet si stava espandendo non solo nel Nord America, ma anche in tutto il mondo. E ve ne avevo parlato in questo video. Nel 1978 saltarono fuori le BBS, ovvero le Bulletin Board System. In italiano il termine Bulletin Board significa la bacheca, ovvero quella che si trova tutt'oggi nelle università. Le BBS erano accessibili utilizzando il terminale, anche perché ancora le interfacce grafiche non erano state propriamente inventate. E cosa ci faceva in queste BBS? Potevi caricare e scaricare roba, leggere news, chattare, e il loro funzionamento non è molto diverso dai forum a cui siamo abituati oggi. Tanto è vero che i forum che noi utilizziamo in inglese, non è una traduzione di forum, ma del servizio forum, vengono tuttora chiamati bulletin board, perché appunto derivano dalle BBS. Poco tempo dopo l'introduzione del BBS venne inventato Usenet, che aveva più o meno lo stesso funzionamento, ma era un po' più moderno e avanzato. La situazione restò più o meno immutata fino al 94. Beh, perché venne inventato il World Wide Web, di cui ve ne parlavo in questo video. E infatti, nonostante che il World Wide Web fu inventato nel 91, bisogna aspettare qualche annetto prima che i primi, diciamo, social network spuntassero fuori. Siamo, come dicevo poco fa, nel 94, quando fu introdotto GeoCities. David Bonnet e John Reznor messero su l'azienda chiamata Beverly's Internet, che poi fu chiamata GeoCities. Il modo con cui funzionava GeoCities era piuttosto semplice. Era fondamentalmente un servizio di hosting in cui le persone potevano creare e caricare il loro sito internet. Questi siti poi venivano indicizzati all'interno del sito in apposite liste, e le liste prendevano infatti i nomi di città o di regioni realmente esistenti, ecco perché si chiamavano cities. Aveva creato un sito che parlava della Sicilia? Bene, andava messo nella cities che riguardava la Sicilia. Servizi simili a questo iniziano a spuntare come i funghi, e il più famoso è Tripod, che non solo utilizzai in passato, ma ho scoperto che ancora esiste. Per concludere il discorso, GeoCities nel 97 fu acquisito da Yahoo, per poi scomparire definitivamente qualche anno fa. Nel frattempo, nel 95, comparse The Globe, che era un servizio che permetteva agli utenti con interessi comuni di scambiare contenuti. Che tra l'altro non è molto diverso da quello che si fa oggi. All'epoca i contenuti si potevano scambiare erano soprattutto testo e magari qualche immaginetta. Pochi o addirittura niente video, anche perché le connessioni a internet all'epoca erano lentissime. Nello stesso anno comparve Classmates, che era un sito simpatico che ti permetteva di trovare i tuoi vecchi compagni di classe. Cosa vi ricorda? Solo 2 anni dopo venne introdotto quello che possiamo realmente definire il vero primo social network, 6degrees. E cosa lo differenziava dagli altri? Beh, ti permetteva di creare dei profili personalizzati, potevi invitare degli amici, potevi vedere gli altri profili, insomma, ricorda un po' Facebook. Il nome 6degrees deriva dalla teoria dei 6 gradi di separazione, ovvero quella teoria che suggerisce che tutti noi nel mondo siamo interconnessi da 6 passaggi o meno. Quindi significa che per me è sufficiente conoscere 5 persone per arrivare alla regina Elisabetta, o no, a lei non più. Nonostante questi servizi portassero innovazione,
facevano fatica a rimanere in piedi e infatti Six Degrees venne dismesso poco dopo, negli anni 2000, questo perché la competizione era alta, data da servizi come Yahoo, Altervista, Google. Nel 99 anche Microsoft si aggiunse alla corsa di quello di creare un social network o un proto social network, introducendo MSN Messenger, che fu il precursore di servizi come WhatsApp o Telegram che oggi diamo per scontato. Nel 2021 venne proposto un altro servizio, Friendster, che ti permetteva di trovare amici situati in cerchie di amicizia diverse da quella in cui tu eri. E il servizio piacque talmente tanto agli utenti che raggiunse i 3 milioni di utenti in pochissimi mesi. Ma il vero punto di svolta e anche di non ritorno arrivò nel 2003 con MySpace. Era un servizio in cui tu potevi creare appunto il tuo MySpace, che è una sorta di paginetta in cui mettevi quello che ti pareva. Potevi creare non solo il tuo profilo, ma potevi seguire gli amici, commentare quello che facevano gli altri. Insomma, questo possiamo stabilire che era effettivamente un punto di non ritorno. L'era di MySpace non durò molto, anche se esiste ancora, perché nel 2004 venne introdotto Facebook. E qua non penso che ci sia bisogno di commenti. Dopo l'arrivo di Facebook, arrivò Twitter. Ora, una piccola chicca che vi voglio dare è: sapete perché all'inizio i tweet erano ristretti a 140 caratteri? Uno poteva twittare mandando un SMS a uno specifico numero, perché all'epoca non c'erano le app come ce l'abbiamo oggi. Nel 2005 arrivò YouTube. E questo che vedete a schermo è il primo video mai pubblicato su YouTube, che tra l'altro l'ho utilizzato per creare la sigla di FK Breaking News. YouTube, visto la sua popolarità, venne ben presto acquistata da Google. Nonostante l'acquisizione di YouTube, Google provò a entrare nel mercato del social network con un nuovo prodotto chiamato Google Plus, ma non prese mai piedi. Io lo utilizzai un pochino, ma poi mi scocciai. Benissimo, pinguini! Questa è la storia dei social network, e se pensavate che la storia di questi servizi online era semplicemente degli ultimi 20 anni, vi sbagliavate. In realtà la storia è molto più vecchia di me e parliamo degli anni 70, prima che addirittura io nascessi. Spero che questo video vi sia piaciuto e se è così lasciatemi un like e scrivetemi nei commenti qual è stato il vostro primo social network o servizio simile che avete mai utilizzato. Io, se non ricordo male, è stato ICQ o ICQ. Anche se non sono molto sicuro, però io credo che sia proprio quello. Benissimo, pinguini. Prima di chiudere, vi voglio ringraziare ancora una volta per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima. Ciao!